Buongiorno a tutti, mi chiamo Susan, good morning, non vedo le mie amiche e i miei amici da un po' un sacco, ho pensato di fargli questo piccolo video, di farci un po' di compagnia. Oggi sono in cucina e ho deciso di fare il pane senza glutine. Per questo pane l'ingrediente principale sarà il riso integrale, è il riso integrale italiano. A me piace, preferisco macinarmi la farina fresco, quindi mettiamo un po' del riso qua dentro e vi faccio vedere come viene. Viene una bellezza, viene incredibile, guardate come esce fuori questa meravigliosa farina. Mettiamo, ho le mani molto pulite, quindi sempre lavare le mani, mi raccomando, macchiniamola. A me piace molto usare questo mulino qui, perché mi fa un po' di esercizio fisico per le braccia, perché vedete come ce l'ho toniche le braccia io, eh? È faticoso però, eh? Però poi tanto è buono. Poi un altro ingrediente molto importante è il grano saraceno, che non è un grano veramente, non mi ricordo cos'è, però non è un grano. Le mettiamo dentro anche questo, dentro il mulino. Dobbiamo mettere anche il coriandolo, dà un buon sapore. Questo non lo sapevo fare prima, e se lo so fare io, lo sapete fare anche voi, eh? Su. La farina macinata fresca è molto più buona. Aggiungo anche questo, che è il fieno greco. Lo potevo anche macinare io, ma l'abbiamo preso già macinato. E questo aggiungiamo anche un po' di bicarbonato di sodio, e questa serve come agente lievitante insieme poi all'aceto di mele, le mischiamo alla fine, un po' di sale. Poi in realtà puoi anche usare altri ingredienti, io vado un po' ad occhio e così ogni volta è una sorpresa come viene bene. Viene sempre bene, e il mio pane viene sempre bene. Aggiungiamo acqua finché è un po' densa, non deve essere liquida, se no non si cuoce bene dentro. Aspetta, aggiungo un po' di acqua e l'appoggio qua. Mischiamo, mischiamo, mischiamo. Ecco, guarda, questa è più o meno la consistenza che vogliamo. È un po', non so se avete mai mischiato il cemento, è un po' tipo come il cemento. E notate che il pane senza glutine fatto in questo modo è molto diverso di quello con col grano, che si fa una grossa palla, no? E poi vedete, aggiungiamo l'aceto di mele, che reagisce, fa reazione chimica col bicarbonato e fa uscire dei bollicini. E quindi non è un pane che lievita molto, però questa gli dà un po' di lievitazione. Poi la versiamo dentro il nostro stampo. Non c'è più bisogno di pulirlo quasi. Viene così pulita. Ecco. Qualche volta aggiungo anche un po' di olio. Questa volta l'ho dimenticato. E dopo mettiamo anche questi semi di zucca. Mettiamoli sopra bene, ben distribuiti. E anche questi li schiacciamo un po' giù. Se no, cascano, eh? Giriamo il pane e cascano giù. E poi quindi le mettiamo nel forno. Accendiamolo a circa 80, 75-80 minuti. Io uso il forno ventilato,
a circa 180 gradi. Che buon profumo! Oh, meravigliosa! Ah, che pane buonissimo! Sapete che tante persone hanno difficoltà con il glutine? Compreso me! Cioè, mi fa un po' gonfiare la pancia. E poi è tanto buono il pane senza glutine fatto in casa. Poi a me piace molto. Taglio alle fettine, tostarlo su una piastra la mattina con un po' di marmalata o con un uovo del vicino. Potete mangiarlo come vi pare, insomma. Quindi buona cottura di pane. Ci vediamo alla prossima puntata. E non dimenticate di iscrivervi a questo canale meraviglioso Play Life!